cosa rappresenta questo appuntamento per Regione Lombardia? Beh, SMAO rappresenta l'esaltazione dell'innovazione, e in un sistema economico che si sta evolvendo rapidamente l'innovazione è uno strumento fondamentale. È chiaro che va anche finanziata, perché la nostra struttura economica è fatta di micro, piccole e medie imprese, e se le grandi sono attrezzate per avere manager, per avere processi di investimento sull'innovazione, le micro e le piccole no, e non possiamo creare una spaccatura. Il senso e la sintesi è che l'innovazione deve essere inserita anche nelle micro, nelle piccole, nelle medie imprese, perché i nostri talenti possano coniugare quello che può essere l'aspetto delle start-up e dell'innovazione a quello che è dopo l'assetto produttivo per essere competitivi a livello internazionale. Qual è il focus del tavolo di lavoro voluto da Regione Lombardia sul finanziamento dell'innovazione? Ma il focus innanzitutto è stato voluto per un metodo, per un modello che è quello del confronto. Siamo davanti a un'evoluzione assolutamente veloce del modo di fare impresa, e se ti vuoi confrontare, essere competitivo con i mercati internazionali, devi avere informazioni in tempo rapido. Le istituzioni non possono pensare di avere tutte le risposte senza un confronto, e dunque noi abbiamo proposto a SMAO di essere presenti con i nostri, con la nostra direzione e con il nostro assessorato, per raccogliere quelle che sono i nuovi modi e le nuove idee di finanziare le start-up, di finanziare l'innovazione, che passano attraverso la formazione, che passano attraverso fondi che non devono essere erogati a pioggia, ma devono avere una selezione prima di competenze per premiare quelle che più hanno merito, e però contemporaneamente accompagnare quelle che soffrono la spaccatura più evidente tra quello che è la tradizione e l'innovazione.